iniziano a trapelare le prime indiscrezioni in seguito all'autopsia eseguita sul corpo di Gastone Pagni, aggredito il 9 luglio scorso nella sua abitazione in via del Saracino e morto dopo 40 giorni di agonia. L'esito dell'esame autoptico non escluderebbe un nesso tra la morte del 55enne e le percosse ricevute. Pagni aveva un fisico provato da un passato legato probabilmente alla tossicodipendenza. Già presentava un quadro clinico complesso. Le percosse ricevute furono particolarmente violenti al punto da rendere necessario un ricovero ospedaliero. Pagni riportò un trauma cranico con emorragia cerebrale, un trauma maxillofacciale e uno alle spalle. Le ferite furono diagnosticate guaribili in una ventina di giorni, tutti trascorsi in ospedale prima del trasferimento in una residenza sanitaria in Valdichiana. E proprio l'allettamento avrebbe aggravato la situazione in cui versava. Sulla vicenda aperto un fascicolo contro ignoti per gravi lesioni lo scorso 9 luglio il magistrato titolare dell'inchiesta, Angela Masiello, ma a questo punto il capo d'accusa potrebbe cambiare in morte in conseguenza ad un altro reato. Adesso ci sono 60 giorni di tempo per depositare i risultati dell'autopsia eseguita dall'equipe di medicina legale dell'Università di Siena. In base a tali risultati, la procura potrà decidere se modificare l'ipotesi di reato. Forse i risultati dell'autopsia potranno finalmente far chiarezza su questo triste giallo in cui non si riesce a scrivere la parola fine. Di Gastone, conosciuto come Gas, rimane comunque il vivido ricordo nella mente di molti amici. In tanti si sono uniti in un coro per richiedere verità sulla misteriosa morte, per adesso inspiegabile, di Pagni. Non si è visto nessuno in giro a chiedere, a prendere un'impronta in casa di Gastone, insomma un attimino di capire, mi sembra delle voci che l'hanno visto alzarsi da Piazza Guido Monaco e andare via con delle persone. Ci sono queste telecamere in Piazza Guido Monaco perché non è una zona calda d'Arezzo, perché non le guardiamo? E poi dopo ci si muove dopo che è morto, sinceramente tutti siamo un pochino amareggiati da questa cosa, non si può sentire di vedere morire un amico che poi fra l'altro è indifeso perché era un gracile, un uccellino picchiato selvaggiamente in questo modo, non si può proprio sentire e ad accettare, quindi se qualcuno sa qualcosa bisognerebbe che parlasse. Ognuno nella sua vita ha fatto le proprie scelte, lui era uscito tranquillamente, probabilmente aveva delle conseguenze fisiche alle sue scelte, ma che ripeto, lui l'ha sempre preso con grandissima serenità, ma questo non c'entra niente. Il 9 luglio è che bisognerebbe, scusate, non si devono dire queste cose, però spero, auguro tutto il male a chi si è permesso di fare questa cosa, ma non perché era Gastone, a qualsiasi persona che non si può difendere, è una cosa vergognosa questa.